amici di Obiettivo News, lo scorso fine settimana si è tenuta la prima tappa di Miss Paradisia a Verres e abbiamo, come vi avevamo anticipato nel video di presentazione, abbiamo eletto Miss Obiettivo News. Ad ogni tappa verrà eletta una Miss che alla fine del concorso parteciperanno ad un contest e la vincitrice sarà la protagonista di un nostro nuovo progetto di cui vi parleremo più avanti. Abbiamo con noi la vincitrice della prima fascia di Miss Obiettivo News, Margherita, benvenuta. Grazie. Com'è stata vincere questa fascia? Te l'aspettavi? È stata inaspettata? Sì, molto inaspettato, perché avevo già fatto un concorso e ho partito un po' più con l'idea dai, posso fare qualcosa, e non è andata molto bene. E quindi sono partita invece con le idee molto più, sì, dai, una cosa divertente, conosco nuove persone, e invece poi alla fine, oltretutto, era quella che vivo, diciamo, come fascia, perché quella che mi rappresenta di più, perché molto più del Miss Sorriso, Miss comunque di bellezza, e sì, sono molto contenta di aver vinto questa fascia. Sì, la Miss Obiettivo News deve rispondere a quelle caratteristiche che deve avere la protagonista che stiamo cercando, quindi una persona al di là della bellezza estetica, quindi dell'esteriorità, una persona spigliata, dinamica, che si sappia anche rapportare con l'esterno. Tu quanti anni hai? Di dove sei? Se ci vuoi raccontare un po' qualcosa di te. Allora, io ho 21 anni, ne faccio 22 comunque a maggio, quindi sono già nell'anno dei 22. Abito a Baio, piccolo paesino di 1000 abitanti. E faccio la cameriera da barista quando ho 16 anni e abito da sola quando ho 17 con il mio cane e il mio gatto e ho abitato un anno in Francia a Parigi, ho lavorato lì un anno, adesso sono tornata e da quando sono tornata ho pensato che dovevo fare qualcosa di meglio nella mia vita, perché sono tornata un po' sconfitta, diciamo, da questa esperienza e quindi ho detto adesso faccio qualcosa per cambiare la mia vita e migliorarla anche qua in Italia, se non sono da un'altra parte. E quindi ho deciso sia di iscrivermi a una scuola, quindi sto frequentando una scuola superiore online di ingegneria, e lavoro e in più faccio la modella di beauty, capelli e trucco a Milano, e ho deciso di iniziare infatti questo percorso di moda e cinema, perché sostanzialmente il mio sogno è il cinema. Quando sono tornata da Parigi mi sento piaciuto comunque questo tipo di lavoro, queste tipo di cose, mi sento emozionata l'idea e ci proviamo, essendo che è andata male una cosa, magari ne va bene un'altra. Quindi si è chiuso un portone, se n'è aperto un altro, quindi hai cercato un'altra prospettiva per... Più di una, così... Per riuscire a trovare poi qual è la strada giusta. Come hai scoperto il concorso di Miss Paradisia? Cos'è che ti ha fatto propendere per iscriverti? Allora, è che Miss Paradisia mi hanno contattato loro l'anno scorso e avevano quasi terminato le prime tappe, mi avevano già chiesto se volevo partecipare quest'anno. Comunque di sì. E mi hanno poi ricontattato comunque loro e per una questione comunque di mettersi in gioco sempre, anche se non è stata un'ottima personale, perciò penso che non mi bellissima o qualsiasi cosa, perciò mi piace buttarmi e vedere anche un po' cosa pensano gli altri, essendo che io sono molto negativa, molto critica. Sì, non hai molta autostima, quindi questo ti può dare la possibilità di credere di più in te stessa. Esattamente, soprattutto nell'ambito comunque di moda, di aspetto fisico, perché caratterialmente sono abbastanza fiera di me, sono abbastanza una ragazza forte, mi reputo di essere così. Sì, certo, quindi poi l'ha detto anche, è stato detto anche nel video di presentazione, che Miss Paradisia, cioè, non rappresenta soltanto la bellezza, ma deve anche comunque avere dei contenuti e qualcosa da trasmettere agli altri. Sì, sì, quindi sì, al di là della classica Miss modella che è solo bella, può essere solo bella, sì, c'è qualcos'altro. Esatto. Quindi adesso tu continui comunque a fare il tuo lavoro di
di barista. Sì, 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 continuo. E il fatto, cioè, da apprezzare il fatto che comunque si sia rimesso in gioco anche tutto l'ambito scolastico, perché è importante. Sì, 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 sì. Quando vai avanti inizi a notare, cioè con gli anni, nel senso, inizia a crescere, inizi a notare che per colpa di qualche scelta sbagliata, tra virgolette, sei limitata, perché sei molto limitata quando non hai un diploma e non puoi fare quello che vuoi sostanzialmente. Allora mi sono detta, essendo che sono più grande, posso mettermi un attimo lì online, quindi posso lavorare, studiare, fare tutto quello che posso, ci provo. Poi se non ci riesco, ma almeno ci ho provato. Invece quando ero più, esatto, poi invece quando ero più piccolina, avevo 16 anni, altri problemi e non ci ho provato, quindi anche lì mi rimpiango un po' di questa cosa, non averci provato comunque. Però sfondare nel mondo della moda o comunque dell'intrattenimento piuttosto che... Sì, 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 quello è il sogno, sì, sì, da quando ero bambina e avevo sono figlia unica, quindi lavoravo spesso da sola e inventavo il mio mondo in cui c'era l'accademia di ballo e di canto, anche perché ho fatto hip hop e break dance da piccola, mi piace ballare, mi piace cantare. Dipingo, faccio... Sei una persona creativa, insomma. Sì, cerco di mettere nella mia vita tante cose, anche perché penso che la bellezza della vita è imparare sempre qualcosa di nuovo e non rimanere mai fermi, quindi non è tanto quanto andare a vedere un bel posto, sì, anche quello è bello, ma è anche bello imparare sempre cose nuove, non rimanere mai fermi. Certo, i tuoi hobby, hai detto che hai un cane e un gatto, quindi gli animali? Sì, li adoro, sono la mia famiglia, diciamo, e... qualsiasi altro tutto, nel senso che non ho preferenze, cane, gatto, certo, tutto. E se no, come dicevo, dipingo, canto, sto cercando di fare suonare il piano da Natale, che è stato il mio regalo di Natale da mia nonna, e ogni tanto vado a correre, una vita abbastanza movimentata, sì, cerco di non annoiarmi, anche perché mi annoio spesso io, quindi devo sempre... E ti piacerebbe essere la vincitrice finale di questo contest? Tantissimo. Del nostro progetto futuro? Sì, sì, sì. Spero tanto, anche perché quel poco che mi ho potuto conoscere siete delle persone veramente simpatiche, mi piace passare il tempo con voi, quindi penso che se riuscissi a vincere e partecipare a questo progetto, oltre che una crescita mia personale, mi divertirei tantissimo. Che poi è l'importante, fare le cose esattamente, esattamente. Non precludersi nulla, no? Divertendosi anche il lavoro, qualsiasi cosa rimane anche bene. Lavorando più utile anche a livello personale. Sì, sì, uno passa più in fretta e poi apprendi meglio quando è più un ambiente bello. Quindi noi ti ringraziamo, ti facciamo il nostro in bocca al lupo per il proseguimento del nostro contest e ti diamo appuntamento sicuramente ad una prossima volta. Intanto continua con le tue attività e con i tuoi sogni, non precluderti mai nulla. E noi amici ci vedremo con questo format con le Miss che vinceranno la fascia di Obiettivo News dopo la seconda tappa che si terrà nel mese di marzo e quindi non possiamo fare altro che ringraziarvi di averci seguito e ci vediamo alla prossima.